Urban Dictionary, il dizionario online dello slang di internet, definisce guilty pleasure l'atto di godersi qualcosa come musica o programmi TV che amiamo e di cui allo stesso tempo ci vergogniamo perché consci del fatto che non sono un granché. In questo vasto oceano troviamo anche Resident Evil, il film di Paul W.S. Anderson del 2002, primo di una lunga serie che, appoggiandosi sulla saga videoludica, si trasforma in un horror action ad alto tasso adrenalinico. Un film che sembra non avere nulla di eccezionale e che invece si dimostra sempre un ottimo titolo da rivedere, specie nelle calde serate estive. Ecco quali sono, secondo noi, i 6 motivi per cui Resident Evil rimane un guilty pleasure da rivedere. Prima di iniziare, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità targata Movie Player. Una donna bionda in un vestito rosso e con un fucile in mano. Questa immagine iconica rappresenta al meglio Milla Jovovich nel ruolo di Alice, la protagonista della saga. Senza memoria e a prima vista innocua, a volte mostrandosi addirittura fragile e sensibile, aspetto che verrà ridimensionato parecchio nei sequel trasformandola in una pura macchina da guerra, Alice diventerà un'eroina action capace di catalizzare su di sé tutto il carisma della saga cinematografica. Non a caso, il fatto di essere lei stessa senza memoria all'interno della storia crea subito un forte legame con l'ignaro spettatore, che si trova, come lei, catapultato in una situazione inaspettata. 5 anni prima di Resident Evil, un certo film diretto da Vincenzo Natali ebbe una forte risonanza. Trattasi di The Cube, un horror fantascientifico dove alcune persone dovevano uscire da una struttura cubica in cui molte stanze nascondevano al loro interno trappole mortali. Lo stesso accade in Resident Evil ai soldati che devono disattivare i sistemi di sicurezza controllati da un supercomputer chiamato Regina Rossa. Attraverso un corridoio dovranno superare le trappole dell'intelligenza artificiale, capace di prevedere le mosse dei soldati. Una sequenza ormai cult che trova il suo climax nel reticolo che fa letteralmente a pezzi il soldato. La stessa Regina Rossa, rappresentata come bambina virtuale, rimane uno dei momenti più memorabili del film. E proprio parlando di questo antagonista, non possiamo fare a meno di citare il contributo di Marilyn Manson alla creazione della colonna sonora. Lontana dai tipici suoni industriali metal a cui siamo abituati, la musica elettronica composta da Manson, oltre a essere il tema principale del film, dona alla pellicola una dimensione tra il fiabesco e il dark, molto distante dal minimalismo d'atmosfera a cui siamo abituati nei film horror. Prendendo la Regina Rossa e il personaggio di Alice come riferimento, Manson compose un tema musicale capace di richiamare le atmosfere di Alice nel Paese delle Meraviglie, legame che per certi versi anche il film ha con la fiaba, che richiama attraverso il modello narrativo della protagonista immersa in un mondo a lei sconosciuto dove le leggi della natura vengono ribaltate, con un pizzico di morti viventi e altri esperimenti biologici abominevoli che non stanno mai male. Ammettiamolo, il primo Resident Evil deve gran parte della sua riuscita alle scene d'azione, vero e proprio marchio di fabbrica di Paul W.S. Anderson, che, senza le esagerazioni spettacolari, kitsch e trash dei capitoli successivi, riesce a coniugare al meglio l'atmosfera horror che permane in tutto il film. Solo un paio di zombie all'inizio, come a voler riscaldare il pubblico lentamente, per poi mettere in scena vere e proprie orde di morti viventi affamati. Ciliegina sulla torta la presenza dei cani, citazione a uno degli esseri più temibili del primo videogioco di casa Capcom, e del Licker. Sangue, proiettili, morsi e uccisioni si susseguono in quella che è una vera e propria corsa alla sopravvivenza che non conosce tregua. Lo sappiamo, il film di Resident Evil non è esattamente un adattamento fedele ad atmosfere e storie del videogioco. L'approccio da survival horror è totalmente assente prediligendo l'action adrenalinico, e alla villa desolata con dipinti, enigmi, statue e porte segrete che richiamano l'horror di stampo gotico si è preferito un laboratorio tecnologico con laser e un supercomputer. Eppure, la scelta di tradire il materiale di partenza in tutto e per tutto, salvo la scelta dei nomi e qualche citazione sparsa, ha mantenuto intatta la struttura narrativa composta da aree in cui procedere, percorsi da seguire e un boss di fine livello. Resident Evil sembra un videogioco, diverso dall'originale, ma divertente allo stesso modo. Il primo film del 2002 ha dato il via ad una saga non propriamente riuscita, anche se capace di incassare il giusto per procedere fino al sesto capitolo. Senza dubbio, gran parte del merito va al finale sorprendente e a quest'ultima inquadratura che chiude il film. Alice si risveglia ancora una volta in un laboratorio, esce e si ritrova in una città desolata. Il virus T è fuoriuscito dai confini dell'alveare e ha infettato tutta Raccoon City. Un finale aperto, particolarmente amaro per lo spettatore digiuno di videogiochi e inevitabile
inevitabile per coloro che Resident Evil l'hanno giocato e lo conoscono. La saga avrà modo di espandere la propria mitologia, rasentando purtroppo in alcuni momenti il ridicolo, ma questo finale cupo riesce certamente a colpire lo spettatore. E voi, lettori di Movie Player, quante volte avete visto Resident Evil? Secondo voi merita un rewatch? Diteci la vostra nei commenti.